Allora, sedetevi, sedetevi. Dai, dai, poco. Dopo balliamo ancora e balliamo più forte. Allora, sedetevi, sedetevi, dai. Mi sono messo un timer qui davanti perché in 15 minuti cercherò di raccontarvi un po' della nostra storia. Anche se, dai, 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 dovete solo sedervi, così, non ci va tanto. Io intanto comincio sperando che riusciate ad ascoltarmi e ad ascoltarci. Allora, ogni volta che dobbiamo fare una testimonianza, e non vi nego che questa in modo particolare è una testimonianza particolare per noi, siete tanti, è emozionante, e la domanda che sempre mi faccio in questi ultimi anni in particolare è: cosa devo dirvi? Quando salgo sul palco poi mi dico: perché devo esserci io qua? Sto così bene dietro la chitarra lì nascosto a cantare, che è una delle poche cose che mi viene bene. Mia moglie dice sempre che il Signore mi ha dato un dono enorme e è stato tirchio in tutto il resto. E quindi io cosa vi devo dire? E poi questa notte ci ho pensato tanto, ho pregato tanto, mi sono agitato tanto perché ho detto: ho poco tempo, come faccio a spiegargli tutto quello che abbiamo vissuto con Ireale, l'avventura, l'amicizia, l'amore, il matrimonio, la famiglia, la musica, perché tutto questo è quello che abbiamo vissuto, che viviamo e che preghiamo di continuare a vivere. E poi ho capito che non devo dirvi niente, non devo dirvi niente, semplicemente condividere con voi quello che è stata la nostra storia, è la nostra storia, sperando e pregando che in qualcuno dei vostri cuori questo diventi un seme. E quindi quello che vi dirò oggi, che vi diremo oggi, che vi racconteremo oggi, ve lo raccontiamo come amici, con la speranza di genitori. E togliamoci e toglieteci per favore l'imbarazzo della cattedra, ok? Io ho la terza media, non ho nessun titolo per stare qui a parlarvi. Ho la terza media perché non ho finito gli studi, perché a 17 anni sono entrato in comunità perché mi sono drogato. Sono entrato nella comunità Cenacolo di Suora Elvira ed è stato l'incontro che ha cambiato la mia vita, l'incontro con questa suora. Pensavo di essere entrato per problemi di droga, pensavo di essere arrivato in comunità perché mi drogavo, ai miei tempi si diceva ti fai le pere, ti facevi le pere, oggi togliete quello che è la sostanza e metteteci le vostre, metteteci internet, pornografia, gioco d'azzardo, apparenza, moda, shopping, palestra, tutto quello che può ed è una dipendenza. Sono entrato, pensavo, per quel problema. Ho incontrato una suora che mi ha detto la verità in faccia, che mi ha detto: non sei un malato, ma sei un pigro cronico e devi svegliarti. Ecco, quell'incontro lì, quegli occhi lì, hanno cambiato la mia vita perché hanno insinuato dentro di me un dubbio, che è il dubbio che spinge ancora oggi la ricerca della felicità che io ho nel cuore. Sapete qual è questo dubbio? È il dubbio che Dio esista. Perché guardando negli occhi Elvira e vedendo l'energia e la vita che sprizzava da ogni poro, vedere questa suora china sui campi fino a tarda sera con noi, a gettare le solette con le carriole, mi sono chiesto:
ma questa è una chiesa che non ho mai incontrato, questo è un Dio di cui non mi hanno mai parlato. Io sono scappato dalla chiesa presto, adolescente, perché era una palla, perché non si poteva ballare, perché non si poteva fare quello, non si poteva fare quello, non si poteva fare quell'altro. Non, nessuno mai mi aveva detto che invece si poteva essere felici, si poteva vivere l'amore, si poteva vivere l'innamoramento, si potevano vivere tutto in maniera diversa. Allora io alla vostra età, in quel momento lì, ho scelto la cosa più facile. Però gli occhi di Elvira hanno insinuato questo dubbio. Esiste un Dio che non si vede? Esiste davvero? Perché se questa suora fa quello che fa in mezzo a migliaia di tossici tutti i giorni, chi glielo fa fare senza una lira, senza un soldo? Chi glielo fa fare? E guardate, oggi è una domanda che mi piacerebbe che ci portiamo tutti a casa. Non mi interessa e non ci dovete dire se credete in Dio, se credete che esiste o no, ma abbiate il dubbio, perché questo dubbio ha fatto fare a noi delle scelte, ha fatto fare a noi delle scelte. Mai tema è stato più azzeccato. Maestro, dove abiti? Maestro, dove abiti? Questa è la molla che ci fa vivere l'avventura dei reale, è il senso che ci fa vivere l'avventura della famiglia, della coppia. Ma chi ce l'ha fatto fare oggi di sposarci a noi, di rimanere fedeli, di fare l'amore solo con lei, di mettere al mondo dei figli? Chi, se non una domanda, è questo dubbio che è un tormento, ma è la salvezza. Perché guardate, noi non abbiamo raggiunto nulla. Io non sono sicuro di questa cosa e ci tengo a dirlo a voi ragazzi. Non ho fatto un cammino che mi ha portato ad avere delle risposte, ma le sto cercando. Ma almeno nella ricerca di queste risposte trovo la felicità di vivere questo momento. Questa, secondo me, è la ricerca di Dio. E oggi voi siete Dio per me, perché vi sto incontrando e voi siete tangibili, siete concreti, vi posso vedere. Tante volte ci chiedono alle scuole: ma perché se Dio esiste non lo vedo? E anch'io me lo chiedo. E mi chiedono: ma perché credi in Dio? Perché fino a quando non ho cominciato a avere questo dubbio, la mia vita ha solo rischiato di morire nella droga, nel sesso, nell'alcol, in tutto quello che vi viene in mente. Quando questo dubbio ha cominciato a farsi strada, esiste? Esisti? Perché guardate, quando siamo col culo per terra, che credi o non credi, è lì che urli. Se non ci credi, gli dici: perché ti adiri con me? O se no, se ci sei. Questo dubbio mi ha salvato la vita. Allora volevo raccontarvi oggi che questo dubbio ha portato noi ad incontrarci nella comunità. Francesca è mia moglie, anche lei è entrata in comunità per problemi di tossicodipendenza. Ci siamo innamorati in comunità, siamo usciti, ci siamo sposati e possiamo veramente dirvi, per il momento, un piccolo passaggio è che eravamo morti e siamo tornati in vita. Eravamo perduti e siamo stati ritrovati. Questa è l'unica testimonianza che possiamo portarvi. Non vogliamo e non abbiamo nulla da insegnarvi, veramente nulla. Ma questo tormento positivo di chiederci dove Dio ci parla, se ci parla, se c'è, ci ha portato da drogati ad essere una coppia, da una coppia ad essere una famiglia, da una famiglia ad essere papà e mamma di due bimbi, Samuele e Gioia, 10 e 5 anni. E questo per noi è Dio. Per questo noi crediamo. E guardate, vi guardavo prima, questa mattina, ho visto ieri sera le prove, guardavo entrare e mi chiedevo: quanti hanno questo dubbio? È bello vedervi saltare, è bello vedervi ballare, è bello sentire il respiro del Palarex, è un'emozione forte, siete emozionanti, emozionatevi! Perché come padre
come genitori, io devo sperare che in mezzo a voi ci sia un Don Bosco. Devo sperare che in mezzo a voi ci sia qualcuno che sogna forte. Devo sperarlo per i miei figli, perché prego tutte le sere, Signore, benedici i miei figli. Non devo raccontarvi in che mondo viviamo, ma ho bisogno di sapere che voi ci siete, perché siete la speranza della Chiesa. Siete la speranza di questa Chiesa. Siete la faccia di questa Chiesa, ma bisogna perderla e mettercela alla faccia. Perché non importa il motivo per cui oggi siete venuti qui, ma siete qui sotto uno slogan che è Maestro dove abiti. E non importa se credete o no, ma siete qui perché Don Bosco è passato su questa terra. I suoi sogni hanno permesso questa realtà. Noi viviamo a Berzano di San Pietro, che è un ridente paesello vicino a Castelnuovo Don Bosco. Ok? Perché mia moglie, Fra, è di Castelnuovo Don Bosco, un pezzettino di salesianità incarnata. Noi non siamo salesiani e non ho conosciuto Don Bosco da salesiano. Ho conosciuto Don Bosco da vicino di casa. Ok? Se una cosa ho capito è che se volete essere da lui, nella sua epoca, se volete essere veramente rivoluzionari, ok, oggi va tanto di moda l'essere alternativi, va tanto di moda l'essere originali, va tanto di moda questo scazzo, no, che ah, ma allora io ti sto sulle palle, allora va un po' bene. Allora se volete veramente stare sulle palle al mondo, scegliete Dio e gli darete un fastidio tremendo. Però bisogna metterci la faccia e noi abbiamo bisogno di voi. Dico noi, non solo noi come reale, parlo di chiesa, di sacerdoti, di Papa Francesco. Abbiamo bisogno di voi. Questo siamo venuti a dirvi oggi. Semplicemente raccontandovi attraverso le canzoni che avete sentito adesso, che tanto ne abbiamo fatte due così per grazia divina, perché c'era un tilt del click, quindi è andata bene che ne abbiamo fatte subito due. Oggi pomeriggio saremo qui dalle 14:50, mi sembra alle 15:50, qua sono fiscali con i minuti. Saremo qui, faremo un pezzettino del concerto che ci sta portando in giro da giugno dell'anno scorso e non ha fine fino al 28 di ottobre di quest'anno, ogni settimana in una città diversa. E di quello che stiamo vivendo non abbiamo scelto un tubo, delle tournée che stiamo facendo non ne abbiamo programmata noi una, è tutto grazia. C'è stato un momento della nostra vita in cui, usciti dalla comunità, abbiamo sentito di voler dare solo a Dio il dono della musica. È stata una chiamata, possiamo chiamarla chiamata? Possiamo chiamarla chiamata? Fa figo. Perché vi dico questo? Perché in quel momento anche i nostri, qualcuno di molto vicino ci ha detto che eravamo pazzi e noi facciamo musica da prima ancora di entrare in comunità. Elvira ci ha dato degli occhiali nuovi attraverso cui vivere il dono della musica. Io suonavo prima nei centri sociali, punk, rock, arrabbiato, sfogavo la mia rabbia nella musica, non sfruttavo il dono della musica. Fare così, guarda. Mia moglie non sa usare gli smartphone. Ho ancora pochissimo, cercherò di arrivarci. Era un modo per dirgli di stringere, li volevo far vedere, ma non sono capace. Beccato tutti. Perché vi racconto come è cambiato il dono della musica? Perché ci ha portato a fare questa scelta. Io ho cercato di diventare famoso usando la musica, ho cercato la fama, sognavo queste cose, ma le sognavo in un'altra maniera. E il Signore mi ha fregato, e mi ha fregato così, con occasioni come questa. Perché alla fine i sogni che avevo da bambino, quando sognavo di fare il chitarrista dei Queen sul letto con la racchetta di mio papà, li ha realizzati, porca miseria. Sono qui, abbiamo cantato per voi, o no? Lo faremo anche oggi. Quello che vi mette nel cuore è vero, ma bisogna viverlo con lui e si fa fatica. Ma poi bisogna stare attenti a cosa gli si chiede, perché lui te lo dà e bisogna vedere se sei in grado di reggerlo o meno.
Quindi sognate, per favore, ce l'avete già dentro questa cosa. Io mi ricordo Elvira, dopo un mese che sono entrato in comunità, l'ho sentita dire tutto quello, e poi l'ho sentito ridire da San Giovanni Paolo II, tutto quello che avete cercato nella droga, nel sesso, nell'alcol, nelle cose sbagliate, nel male, ha un nome, un volto, ed è Gesù di Nazareth. E quello è l'unico motivo per cui oggi noi siamo qui. Sappiatelo, è l'unico motivo. Siete qui per chiedergli: maestro, dove abiti? E lui si gira e ti dice: ma cosa cercate? Non lo so, te cerchiamo. E allora nell'inno, insieme a Don Gilberto, che non so dove sia, abbiamo sentito la necessità di dirgli: ma chi se ne frega dove abiti? Questo cuore è qui, io sono qui, oggi, abita qui. Abita qui. Allora l'avventura che stiamo vivendo con il Reale, e invito i ragazzi a venire qua un attimo, prima di chiudere, di concludere, è questa. È quella di comprometterci nel bene, è quella di metterci la faccia, è quella di usare la musica al servizio della Chiesa. Non vogliamo fare una Chiesa a parte, ma vogliamo far parte della Chiesa. E vogliamo essere uno strumento nelle mani di chi vorrà usarlo, usando il nostro dono per parlare ai giovani, con la nostra musica e con i nostri doni, di Gesù, della bellezza di essere dalla parte giusta del mondo, della pazzia di stare, di essere figli di Dio, amici di Gesù. Siamo talmente impauriti noi, parlo noi educatori, formatori, sacerdoti, di allontanarvi. Siete così pochi nelle parrocchie che per paura di perdervi non vi diciamo più Gesù, Spirito Santo, Maria, perché sembrano parole che creano l'allergia e abbiamo paura di dirvele, di nominarle nelle canzoni, di parlarvi così, perché abbiamo paura che voi pensate che sia una parola da elementari, Gesù. Ma nel Vangelo, e qua io non mi sostituisco ai sacerdoti, ve le faranno loro le omelie, ma mi sembra di aver letto che nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra. Noi cerchiamo di essere il più espliciti possibile per comprometterci, e nel dubbio sano di dove abita, noi cerchiamo di stare nella via di Gesù. A voi la palla di questa scelta. Questo è quello che viviamo con il Reale, con mia moglie, come famiglia, e con i nostri amici Luca, Diego, Dario, Francesco, Lorenzo, Marco e le loro famiglie, perché questa non è un'avventura di due e non è l'avventura di un giorno. Adesso sembra che improvvisamente ci siamo scoperti, ma è da mo che va avanti. Luce è stata scritta nel 1999 in una cappellina a Međugorje, ok? Però questo è quello che stiamo cercando di vivere insieme. Adesso la palla a voi, e magari il sano dubbio ce lo cantiamo insieme. Cosa dite? Lo cantiamo dove abiti? Dai allora, cantiamocela.
se un gran blackout manda a sentir l'umanità dei mille amici nelle mie chat, di tutti i filtri tra i miei selfie e la realtà, di chi ho seguito nelle rockstar, che ne sarà. E se poi finisse qua e disconnesso senza social e WhatsApp, dei nostri vizi che resterà, senza youtuber, fashion blogger e webstar, senza uno schermo, quello che ho non si vedrà. Gesù, tra tutti i dubbi miei, fammi sentire che ci sei. Voglio una vita senza limiti. Maestro, dimmi dove abiti. Forse sei tu quello che cerco, forse sei tu che ho sempre cercato, tu trasforma questo cuore in casa tua. Sveglia, oh! E se poi finisse qua, dei miei progetti, studi e mille attività, dei miei amori, del mio tram tram, della ricerca della mia felicità, di ciò che ho scelto per l'anima, resterà. Voglio una vita senza limiti. Maestro, dimmi dove abiti. So che sei tu quello che cerco, so che sei tu quello che ho sempre cercato, tu da oggi questo cuore è casa tua. Vieni ad abitare dentro me, Gesù. Siamo tanti, bisogna avere delle accortezze, siccome siamo tanti bisogna essere calmi nei movimenti. Allora, adesso abbiamo degli orari, a mezzogiorno e mezzo ci sarà la messa. No, dai. Allora, con calma, adesso avete tempo per andare ai servizi che potete visitare fuori e insomma, fino a mezzogiorno e mezzo. A mezzogiorno e mezzo ci troviamo qui puntuali per la messa. Buona festa a tutti, grazie.